Oggi abbiamo fatto un incontro molto interessante alla Sala Tatarella della Camera dei Deputati, in cui abbiamo discusso di Islanda e Italia, prendendoli ad esempio come due modelli opposti di rapporto fra politica e finanza. Io sono venuto qui a parlare del caso islandese, dunque di quello che è successo in Islanda a partire dagli anni 2000 con la finanziarizzazione dell'economia che ha trasformato il paese in un centro finanziario internazionale, poi col crollo di questo modello e le ripercussioni successive e la creazione di nuovi modelli. Assieme a me poi c'erano alcuni deputati del Movimento 5 Stelle che mi hanno invitato a parlare e che hanno contribuito alla discussione, ed è importante che si inizi a parlare di modelli alternativi anche qui da noi, dove di fatto l'opinione pubblica non è informata dell'esistenza di questi modelli, ma c'è bisogno di informazione su queste tematiche, c'è bisogno che se ne inizi a discutere sia nei palazzi delle istituzioni sia a livello di cittadinanza. Insomma, c'è bisogno di informazione su questi argomenti. La mia impressione sull'incontro di oggi è veramente positiva. Abbiamo appreso come in Islanda sono riusciti a sopperire ad una grossa crisi bancaria. Cittadini e Stato sono riusciti a risolvere questa situazione senza che i cittadini abbiano dovuto pagare maggiori tasse. Era probabilmente l'occasione per riuscire a fare un grande cambiamento, per riuscire a rendere più equo e sostenibile il sistema bancario. Purtroppo però, dico purtroppo tra virgolette, la situazione economica dell'Islanda si sta rinascendo in modo forse un po' troppo repentino. Dico repentino perché un cambiamento del sistema bancario potrebbe essere fattibile se i tempi lo consentono. Un cambiamento importante ha bisogno dei suoi tempi giusti. Questo purtroppo in Islanda non si sta verificando. È sicuramente un esempio da tenere in considerazione per riuscire a migliorare il nostro sistema bancario, per portare tutto ad un livello più etico e civile. L'economia islandese è molto legata a un concetto di economia locale. Le attività produttive riguardano in particolare l'allevamento, la pesca, l'artigianato. Un'economia che è stata devastata dalla crisi finanziaria, dalla finanziarizzazione assoluta, portando avanti un modello neoliberista fallimentare. Vi è un parallelismo in qualche modo molto interessante con l'Italia, che ha un tessuto produttivo di realtà di piccole e medie imprese che praticamente non ha pari al mondo. L'Islanda e gli islandesi sono riusciti ad uscire da questa crisi rifiutando questo modello folle. La speranza è che anche l'Italia riesca a intraprendere questo percorso, e sicuramente l'esperienza islandese ci ha offerto molti spunti interessanti. In Islanda a partire dal 2000 è iniziato un potente esperimento di deregolamentazione, prima ambientale, in cui sono entrate multinazionali come l'Alcoa per scovare l'alluminio e per fare movimenti terra molto importanti in un'isola prettamente geotermica, e successivamente di deregolamentazione finanziaria. 320.000 persone islandesi prima vivevano con un sistema di welfare e qualità della vita molto alta e avevano un PIL di circa 13 miliardi di euro. Improvvisamente le tre banche nazionali si sono indebitate per oltre 120 miliardi di euro, irrorando di soldi il governo e tutte le persone che stavano a loro vicine. E cos'è successo? È successo che è scoppiata la bolla speculativa e nel 2008 la popolazione islandese è insorta perché volevano nazionalizzare questo debito impressionante delle banche private. E vi invitiamo a guardare il video del convegno con Andrea Dell'Innocenti e altri del Movimento 5 Stelle. Grazie.